Ma come si decorano? Come si definiscono? Come si assemblano le creazioni in resina? Finalmente ve lo spiego in questo video. Ciao tesori e bentornati o benvenuti nel mio mondo. Io sono Angelian Creations e questo video voglio farlo da tantissimo tempo, solo che per un motivo o per un altro non lo riuscivo mai. Quindi eccomi qui con questa piccolissima guida per le creazioni in resina. In questo breve video, con le creazioni che abbiamo scoperto nello scorso video, vi mostro il modo più corretto, o almeno quello che io ho imparato negli anni, di decorare, rifinire e assemblare le creazioni. E se volete sapere che fine hanno fatto quelle creazioni non catalizzate? Beh, non si sono catalizzate. No. Anzi, è per questo che questo video esce così tardi, perché poi avevo pensato, ok, allora le rifaccio, però poi non ho avuto il tempo di rifarle e vabbè, e quindi ho detto, vabbè, niente, facciamo questo video e basta, anche perché ho tanti altri video da portarvi. Sono molto carine queste creazioni, gli orecchini che abbiamo realizzato insieme in questo video li indosso già, cioè sono bellissimi. Ah sì, come ho tolto la resina non catalizzata dagli stampi? L'ho messa in congelatore. Sì, ha funzionato. L'unica cosa che ho sbagliato è che quando l'ho tolta a mani nude, ma senza pensare che il calore delle mani poi andasse un po', sapete, a, ecco, a scioglierla. È stato veramente difficile, è stato molto difficile. E che cosa avevo sbagliato? Avevo sbagliato proprio il rapporto dei componenti, perché avevo fatto tante colate uno dietro l'altra e può capitare, ho praticamente invertito il rapporto di B con quello di A. E nulla, però tutto è bene quel che finisce bene e quegli stampi li utilizzeremo in un prossimo video. Bene, ho detto tutto, vi lascio alla Tonia del passato. Ciao! Eccoci, allora prima di procedere con rifiniture e assemblaggio, decoriamole. Queste sono le creazioni che ho scoperto nello scorso video, per chi se lo fosse perso lo trovate sul canale. Per decorare questo tipo di creazioni in resina, quindi creazioni realizzate tramite l'utilizzo di stampi artigianali o anche industriali che hanno queste incisioni, possiamo utilizzare degli acrilici oppure degli inchiostri in pasta. Questa è una patina, ma vabbè, la stessa cosa, solo che ho scelto questa perché mi piaceva il colore. Ma non l'ho mai usata? Sì che l'ho usata. E oh mamma mia, cosa è successo qui dentro? Vabbè, insomma, raga, io i miei materiali creativi non li utilizzo da un po', quindi. E come procediamo? Prendiamo una salviettina, meglio se asciutta, preleviamo un po' di prodotto, così. Io faccio una zucchetta con questo e una zucchetta col nero e lo stendiamo sulla superficie. Come vedete, il colore si aggrapperà nelle incisioni e man mano che andremo a strofinare lo elimineremo dalle parti lisce. Poi molti mi chiedono come sigillare il tutto. In realtà, trattandosi di colori per decorazioni o appunto colori acrilici, non serve, cioè una volta asciutti restano lì, a meno che qualcuno non vada proprio con l'unghia dentro a grattare, ma voglio sperare che non succeda. Ed ecco la prima zucchetta. Mi piace tantissimo con questo abbinamento. Con l'acrilico, stesso procedimento. Prelevo un po' di prodotto, lo stendo sulla creazione. Su queste ali c'è un'incisione molto più profonda, quindi ci servirà più prodotto. Lo stendiamo proprio per bene e poi procediamo ad eliminare quello in eccesso. C'è anche chi aspetta che l'acrilico sia completamente asciutto per poi con lo stecchetto di legno andare a togliere l'acrilico, però non lo so, io mi trovo meglio così. Ed ecco la nostra luccia finita. Volevo decorare le incisioni anche di questa zucchetta olografica realizzata con lo stampo di GEA Creations. Queste creazioni sono tutte realizzate con gli stampi GEA Creations. Questa la faccio con l'acrilico. Che carina, bellissima. Eccola qui, ora si vede molto meglio. E questo possiamo trasformarlo in un portachiavi. Procediamo ora con le decorazioni in resina UV. La resina UV può essere un ottimo alleato per lucidare le vostre creazioni o per aggiungere dei dettagli in modo super veloce. Ne mettiamo un po' qui. Allora, con la resina UV voglio riempire questi spazi della zucchetta e questi li facciamo neri. Utilizzo il Feel Crystal Color di Reschimica, anche la resina UV la trovate su Reschimica. È importante che il colorante sia della linea Crystal e non di quella coprente, perché
se il colore è troppo coprente, i raggi UV non attraversano la resina e la resina non catalizza. Adesso con molta pazienza la mettiamo negli occhietti. Ok, io procederò così. Poi si espanderà lei di conseguenza. Per il calderone invece, sempre un po' di resina UV, chiudiamo questo colore ed aggiungo alla resina un po' del green neon di Res Chimica, poco poco, ok, questo è proprio un verde pozione di strega. Qui dentro ci metto anche queste perline iridescenti e adesso decoriamo il nostro calderone. Io le faccio anche gocciolare un po'. Ok, adesso questi vanno sotto la lampada UV. Adesso rifinitura delle creazioni. Dunque, come vedete, alcune creazioni in resina possono uscire con delle sbavature. Qualcuna possiamo toglierla anche a mano, però se dobbiamo vendere il prodotto deve essere perfetto. Questa foglia, ad esempio, taglia. Taglia parecchio, quindi dovremmo andare a limare tutta questa parte. Ho messo una punta abrasiva al Dremel. Mi raccomando, non aumentare troppo di velocità, altrimenti la resina rischia di bruciarsi, perché comunque la potenza del Dremel riscalda la resina e quindi la resina poi diventa appiccicosa, si attacca all'attrezzo e noi non vogliamo questo. Quindi lo dovresti attaccare, sai? No, così, perché non c'è, non è che stai. Molto bene, adesso la mia foglia non taglia più, vedete, non c'è più grip che tenga, è bella liscia, uniforme e non ci sono sbavature. Adesso per andare a togliere questo bordino bianco le facciamo fare un bagnetto sotto l'acqua corrente e l'asciughiamo. Ed eccoci qua, ne ho approfittato anche per lavare le mani dall'acrilico. Come vedete la foglia resta pulitissima, liscissima. E ora possiamo montarla. Fase fondamentale, cambiare la punta al Dremel. Svitiamo qui, togliamo questa, togliamo anche questo che è l'adattatore per i vari tipi di punte. Come vedete ce ne sono di diverse misure, questo io l'ho ricomprato apposta perché è l'unica che mi serve tantissimo, l'avevo persa. Ed è questo l'adattatore più piccolo, quindi inseriamo l'adattatore. Prima di avvitarlo del tutto, mettiamo la punta che è questa, vedete, il trapanino bello sottile. Avvitiamo per bene mantenendo il blocco. E quando facciamo fatica a farlo girare, è pronto. Con questo possiamo forare quello che vogliamo e quindi trasformare le nostre creazioni in resina in ciondoli per portachiavi, orecchini, collane. Ad esempio, questa fogliolina io posso forarla qui. E farla diventare un portachiavi. Voilà! Pronta! Molto carina. Essendo in resina epossidica, questa è super resistente, infatti la maggior parte dei portachiavi si realizzano in resina epossidica proprio per questo. Molto resistente. Come vogliamo realizzare degli orecchini? Ok, prendiamo questi due bellissimi fiocchetti, questi li indosso proprio, finisco di farli e li indosso. Prendiamo sempre il Dremel, aumento giusto un pochino la velocità. Ho preferito forarlo perché c'era spazio. Si poteva fare in due modi: non forare fino in fondo, ma circa a metà, ed inserire questo anellino con un po' di colla qui, così. Oppure in questo caso io l'ho forato fino in fondo perché volevo inserire il chiodino. Così taglio. Monachella.
e chiudo. Pronto! Monto anche l'altro. Ovviamente quando utilizzate il Dremel fate molta attenzione e se li avete mettete anche i guanti di protezione. E il nostro paio di orecchini super autunnale è pronto per essere indossato o regalato o venduto. Anche le nostre creazioni con la resina UV sono pronte e perfettamente catalizzate. Queste possono essere trasformate in portachiavi o spille, sì, spille o calamite. Queste sono ovviamente le basi per iniziare a rifinire e assemblare le vostre creazioni in resina. Io spero tantissimo che questo piccolo video vi sia stato utile, era da tantissimo che volevo farlo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!